Allora, Cosmo Prof 2014, terza giornata, domenica, in compagnia di Luca Stella, presidente di Camera Italiana dell'Acconciatura. Buongiorno, buongiorno Luca. Buongiorno a tutti. Allora, che vogliamo dire? Ti abbiamo preso al volo alle 9.17, appena visto, prima del caffè. Un orario antelucano rispetto ai tempi della fiera. Prima del caffè, per dire, facciamoci due chiacchiere all'inizio di questa che dovrebbe essere la giornata più top no? Gli acconciatori ieri hanno finito la giornata più importante della settimana nel loro negozio e oggi inizia, oggi qua avremo il mondo. Innanzitutto due parole per lo spazio di Camera e l'Air Ring. Noi abbiamo visto venerdì un sacco di giovani sul palco, oggi ce ne aspettiamo degli altri in questa manifestazione meravigliosa, e poi insomma la presenza di Camera importante anche quest'anno al Cosmo, prof. Assolutamente, direi, se posso dirlo, anche in maniera migliore dello scorso anno. La posizione del padiglione 25 è assolutamente strategica e anche come è stato concepito il palco nella posizione e lo spazio di Camera Italiana dell'Acconciatura mi sembra molto bello. Quindi sicuramente sarà un crocevia di parrucchieri che oggi sfileranno forse nella giornata più importante e più numerosa come presenze di Cosmo proprio. Quindi sarà una giornata intensa per tutti quanti. Sì, è vero, la pedana dell'Air Ring è veramente meravigliosa, questo bianco luccicante pieno di specchi, insomma. Venerdì abbiamo anche documentato parecchio quella che non è una gara, perché no, non è una gara, è una come si può dire, una manifestazione di talenti, quindi esatto. Ognuno porta il proprio talento non in gara ma veramente in mostra davanti insomma a colleghi, ci sono stati anche maestri, abbiamo visto in questi giorni dell'acconciatura, quindi ieri abbiamo parlato con Filippo Seppe, che ha detto che verrà ancora anche oggi a vedere proprio se da una manifestazione tipo questa riesce a carpire un giovane. Ma assolutamente, c'è da prendere molto, perché innanzitutto perché secondo me lavorano tranquilli, non essendo proprio perché non è una gara, non c'è quel patema, no? Quella tensione che io, che le gare le ho fatte, che poi magari ti inganna, ti fa fare anche una performance non all'altezza, perché l'emozione, no? gioca la sua parte. E invece in questa maniera qui secondo me si è più rilassati, anche perché c'è un tempo direi adeguato, quindi, e possono venire fuori, possono esprimersi secondo me al meglio, quindi può venire fuori qualcosa di bello. Senti Luca, posso farti una domanda un po' particolare? Visto che insomma tu hai tanti anni che fai questa professione, che differenza c'è tra vedere il Cosmo Prof da acconciatore o da presidente di Camera? Quali sono le due prospettive diverse? Tanto diverso o no? Ma no, perché dicendo che tu sei ancora un acconciatore anche oggi. Assolutamente, quindi assolutamente. No, perché le cose si intrecciano. E sono sempre un acconciatore, anche nel fare il presidente. Perché in fondo la mia visione delle cose è sempre quella. E ci aggiungo la visione istituzionale, no? Che mi porta naturalmente a spaziare anche al di là, che è quello del lavoro tecnico vero e proprio o la gestione del salone. Quindi significa essere a capo di un'associazione, significa anche, non dico scendere a compromessi, perché non mi è mai piaciuta questa parola, però significa comunque... Si conoscono anche le difficoltà, no? Le difficoltà. Perché forse dall'altra parte dici, dovete fare voi, poi quando sei lì ti accorgi fare, che sì, bisogna fare, bisogna che fare. Ci sono delle difficoltà magari. Le difficoltà ci sono anche nel mettere d'accordo semplicemente le persone. C'è una vecchia regola che dice, no, quando si fanno le società bisogna farle, il numero dispari inferiore a due. Figurati quando invece c'è un'associazione come grossa come Camera, che tiene
così tante teste all'interno, quanto deve essere difficile fare un passo alla volta. Mediare naturalmente e cercare soprattutto di mediare in maniera virtuosa, nel senso di cercare di tirar fuori il meglio, no? In un accordo, è quello a cui tutti, diciamo, puntiamo, mai scendere nella mediocrità, ecco, questo è anche un obiettivo. Senti, tu hai già fatto un giro al Cosmodro o ti abbiamo beccato prima di ho fatto il giro del padiglione 25. Ah, il padiglione 25, quindi oggi ti aspetta il lungo giro, lo farai un lungo giro? No, devo farlo assolutamente, perché devo farlo, io ogni volta che vengo devo andare sempre a cercare qualcosa, no? Qualcosa di nuovo, che si trova sempre qualcosa di nuovo, anche quando non c'è. Allora magari ci diamo magari appuntamento a fine giornata per fare il bilancio della così di magari, questa giornata di evento. Vediamo, facciamo una sorta di, sì, di visione da acconciatore e da presidente di camera dell'acconciatura di questo Cosmo Prof 2014. Assolutamente. Va bene, allora grazie a Luca Stella, presidente di camera italiana dell'acconciatura. Buona giornata a voi e a tutti.